Quando io sono venuto qui la prima volta, 58, Venezia era bellissima e era senza musica nuova. Come istituzione è una delle pochissime che hanno avuto un grande peso a Venezia, per cui senz'altro molto importante. L'Istituto per la Musica, da un lato, è un istituto di studi storici. Studiamo la storia del XX secolo che è finita, però noi viviamo adesso e la musica continua. L'Istituto per la Musica nasce nel 1985. Ma ha una storia precedente. Si sviluppa come un ramo dell'Istituto di Lettere, Teatro e Musica, diretto da Gianfranco Folena. C'è stato un pre-istituto. Di fatto l'istituto era governato in maniera molto irrequieta e bizzosa da Gianfrancesco Malipiero. C'erano già naturalmente i fondi storici dello stesso Malipiero, tutte le musiche, l'archivio completissimo e ordinatissimo già da Malipiero. Ma poi fu quasi automatico creare un vero e proprio istituto. L'idea fu di Fanna, che ne parlò a Branca. Fanna alla fine preferì assegnare l'istituto a Morelli e da lì è nata il viatico di questo meraviglioso istituto. Tutto ciò su che cosa ci porta a riflettere? Fotografa esattamente la localizzazione dell'Istituto per la Musica, che si trova a Venezia, si trova in una fondazione che non si occupa solo di musica, anche se la musica è un aspetto fondamentale. L'interdisciplinarietà è già iscritta nel DNA dell'Istituto per la Musica. Il percorso è marcato dall'acquisizione dei fondi. I fondi storici sono un punto di forza dell'istituto. All'inizio noi abbiamo i fondi Gianfrancesco Malipiero, Alfredo Casella e Ottorino Respighi. Questo dà un'identità specifica. Poi Morelli ha aperto la sua visuale ai più diversi aspetti. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio del XXI secolo, la gestione di Giovanni Morelli porta a un ampliamento rispetto al nucleo iniziale. Questo avviene soprattutto con l'acquisizione del fondo Nino Rota da una parte e del fondo Camillo Togni dall'altra. A partire dal 2012 sono stati acquisiti nuovi fondi. Giacomo Manzoni, Roman Vlad, Domenico Guaccero, Egisto Macchi e Giovanni Salviucci.
Nel 30° anniversario l'archivio è stato arricchito dal fondo Fausto Romitelli. I materiali di Romitelli non solo documentano l'itinerario di uno dei più importanti compositori della nostra epoca, ma aprono anche verso nuove problematiche. La composizione del timbro e l'opera multimediale. Morelli ha contribuito nella progressiva apertura alla nuova musicologia italiana. In particolare ci sono tutte le iniziative relative all'archivio nono che sono state di fatto promosse da Morelli, questo nessuno lo dice. Lui credeva molto nella nuova ricerca dedicata all'opera di nono. Abbiamo collaborato spesso, ci davano la possibilità di usare anche le tecnologie, bellissimi spazi, eccetera, che esistono a San Giorgio. L'Istituto per la Musica è uno dei più importanti archivi europei di musica del XX secolo. Ha come obiettivo primario quello di conservare e valorizzare il patrimonio, inteso come beni materiali della musica. Allora, che cosa sono questi beni? Fondamentalmente sono tutte le testimonianze del processo compositivo ed anche alcune testimonianze dell'esecuzione stessa. Si potrebbe dire dal momento in cui l'idea di un pezzo, di una musica nasce, al momento in cui viene eseguita, al momento in cui viene recepita. E quindi, come ci si può facilmente immaginare, la tipologia delle fonti è molto varia. Per esempio, ci sono alcune fotografie dove c'è Schoenberg e tutto il gruppo della tournée del Pierrot Lunaire a San Marco, che sono già come un libro di storia, raccontano tantissimo. Nello stesso tempo abbiamo degli esempi molto molto interessanti di partiture annesse alle nuove grafie. Io vedo una continuità tra Morelli e Borghio anche per quanto concerne l'interesse per la musica contemporanea che aveva occupato almeno gli ultimi 20 anni dell'attività di Morelli. La differenza è che c'è una maggiore apertura internazionale. Giovanni Morelli aveva dedicato parte del lavoro alla valorizzazione dei fondi, però aveva sempre tenuto un occhio molto desto nei confronti della ricerca musicologica. Cioè, l'Istituto per la Musica è stato ed è tuttora un centro propulsore della ricerca musicologica. La nostra idea è quella di creare momenti di dialogo, di interazione. Interazione di differenti
metodologie, ma anche interazioni tra diverse generazioni. Lo studioso riconosciuto di una certa generazione ha bisogno del feedback delle nuove generazioni per orientare o focalizzare meglio alcuni aspetti della sua ricerca. Quindi c'è questo rapporto dialettico di circolazione che è straordinario, che noi perseguiamo in tutti gli eventi che organizziamo. Questo è molto visibile nei grandi convegni che stanno dando origine ai volumi della collana Musical Cultures of the 20th Century presso Ashgate. La seconda collana importante si chiama The Composer's Workshop e riguarda specificatamente lo studio del processo compositivo. A questo si aggiunge una rivista online che abbiamo inaugurato proprio quest'anno, Archival Notes, e riguarda esclusivamente gli studi sulle fonti presenti e conservate nell'Istituto per la Musica. Indeed, to have in its possession an 1823 Viennese forte piano made by Matthias Jakesh. It's an absolutely wonderful example of an instrument familiar to Haydn, Mozart, Beethoven, and their contemporaries. Abbiamo degli strumenti di grandissima qualità come il fortepiano Jakesh e quindi per noi questo è anche uno strumento di ricerca. For a performer researcher such as myself, coming to work on the Jakesh piano is such a marvelous challenge in trying to approach the notation of composers and convert what they wrote into expressive sound through the medium of these instruments, which are rather different in their sound and sound design from the modern grand piano. Tra le altre attività vi è anche quella dell'organizzazione di mostre in cui vengono presentati dei materiali, delle fonti conservate presso l'Istituto per la Musica. Di queste fonti c'è un aspetto che va al di là degli studi musicologici ed è un aspetto quasi estetico o comunque generalmente culturale. Vedere la lettera o il telegramma di un noto compositore che conferma la giustezza di una certa lettura, oppure vedere gli abbozzi per una certa messa in scena. Oppure vedere i piani di realizzazione di una musica per un certo film. Tutto questo non ha solo un aspetto scientifico in senso stretto, ma può avere anche un interesse generalmente culturale che viene percepito anche da non addetti ai lavori. Per quanto concerne i fondi storici, io credo che il modo di lavorare sui fondi storici, questo sia radicalmente diverso, direi più moderno. Un archivio per essere frequentato
contatto deve essere noto non solo come nome, ma anche dal punto di vista documentale. L'Istituto per la Musica sta adottando un sistema di informatizzazione dei dati che sarà utilissimo non solo dal punto di vista interno per l'operatività dell'Istituto, ma soprattutto per la comunicazione con l'esterno. È di fondamentale importanza per gli studiosi conoscere che cosa c'è negli archivi. Proprio una delle manie di Luigi Nono, ancora mi ricordo negli anni 80, forse anche prima, 70, era appunto di incoraggiare anche chi lavorava alla Fondazione Cini di tirar fuori queste, per esempio Malipiero, che aveva contatti con tutto il mondo culturale, non solo musicisti, ma insomma veramente era una persona che si interessava anche lui di tante cose diverse, e c'erano delle lettere di una grande importanza. Il fatto che oggi si catalogano bene anche informaticamente, allora vuol dire che queste cose diventano conoscibili a un pubblico internazionale, mondiale. L'archivio musicale oggi ha una grande importanza. Avendo tutti questi bellissimi oggetti, informazioni, documenti, si attira delle persone non solo di un stretto interesse musicale, ma anche di un interesse generale, culturale. E in un momento come questo, dove la parola cultura non ha più il significato di sempre, mi pare molto importante che continuino a funzionare, a attrarre gente. It's always such a pleasure to come to Venice to make music. Venice is a city with a long and magnificent tradition of music making across many centuries and across many different styles. And it's just as vibrant a musical culture today as it was in, say, the time of Vivaldi. So being a part of that continuous tradition of music and music making and sound in this glorious cultural space is always a tremendous joy. L'Istituto per la Musica si trova a Venezia per una necessità interna. Venezia è un insieme di isole, una sintesi di differenze. Nello stesso tempo è un punto di attrazione e di svolgimento della storia della musica, lo è stato in diversi periodi storici. Eravamo partiti dai Carteggi, nei Carteggi c'è già tutto questo, ecco, i Carteggi sono come l'arcipelago delle isole veneziane, si rimandano uno con l'altro, Parigi è in connessione con Venezia, Venezia è in connessione con Berlino, Vienna, Londra. The possibility for collaborating internationally between different institutes of musical research is, in my view, absolutely vital. So for the Cini Foundation's Music Research Institute, 30 years old now, to continue to participate and to develop new collaborations internationally, I think is absolutely vital, particularly at a time now when arts and cultures are internationally being squeezed through austerity measures. We have something very vital and important to offer through music and through culture more generally. So I think it's really important that we maximize the potential to collaborate and develop fresh thinking.
Thank you.